tassata come reddito diverso al 26%, chiaramente però c'è una normativa che è uscita l'anno scorso con la legge 111 del 2023 e vi ho riportato il comma dove si fa riferimento che fanno parte dei redditi diversi. Chiaramente però c'è una distinzione tra i soggetti, perché non tutti gli investitori in arte sono uguali. Ci possono essere investitori in arte che sono investitori speculativi, ci possono essere invece investitori che fanno prettamente commercio di opere d'arte, quindi è un investitore a tutti gli effetti ma sistematicamente organizzato, e quindi questo è una distinzione necessaria. Investire in opere d'arte non è semplice, ma è un mercato che si è ampliato notevolmente, e quindi pensiamo anche al numero delle gallerie d'arte che esistono negli Stati Uniti. Esiste la possibilità di investire in molti aspetti dell'arte, l'abbiamo visto, però l'importante è innanzitutto decidere come investire, se investire in modo diretto, quindi direttamente acquistando l'opera, o se invece decidere anche solo di approcciarsi inizialmente al mondo del mercato dell'arte attraverso un fondo che investa in opere d'arte. Dipende dalla quantità di risorse finanziarie che vogliamo destinare, piuttosto che dal tempo che siamo disposti ad aspettare, perché normalmente un fondo che investe in arte ha una durata che va dai 5 ai 10 anni, proprio per la gestione del tempo dell'investimento d'arte che avevo detto all'inizio. Con che cosa ha a che fare l'investimento dell'arte in arte nel nostro portafoglio? Io vi ho riportato la piramide dei bisogni. Normalmente l'investimento dell'arte si pone proprio sulla punta della nostra piramide, perché tutto quello che viene prima viene gestito con le nostre risorse finanziarie, con le nostre risorse di tutti i giorni.